Allora, la sterilizzazione, l'importanza della sterilizzazione sulle cagne, ovviamente sui cani di sesso femminile. Anzitutto perché la si segue? La si segue per evitare appunto che la cagna vada in calore, quindi sia sessualmente attiva. E lo si fa, cosa importantissima e fondamentale, per limitare quelle che sono le patologie ginecologiche, che in cagne non sterilizzate, con una percentuale molto alta, in alcuni casi superiore addirittura al 90%, colpiranno le cagne, ribadisco, non sterilizzate, in età adulta anziana, quindi dai 7-8 anni a salire. Ecco perché è fondamentale la sterilizzazione per cagne per le quali non si voglia cucciolate. Bisogna sterilizzare le cagne proprio per evitare a questi soggetti l'incidenza delle patologie ginecologiche. E l'intervento di sterilizzazione deve essere fatto il più precocemente possibile, perché ci sono degli studi e delle percentuali molto molto attendibili che hanno dimostrato che addirittura se l'intervento viene eseguito in età prepubere, cioè prima che la cagna abbia il primo calore, si abbatte l'incidenza del tumore mammario praticamente del 100%. Le razze di taglia piccola, cioè cagne che da adulte non superano i 10 kg, mediamente vanno in calore intorno al sesto-settimo mese di vita, pertanto l'intervento di sterilizzazione già può essere programmato intorno al quinto mese, sesto mese. Per cagne di media taglia, cioè che da adulte non andranno oltre 25 kg, questo intervento mediamente può essere programmato intorno al decimo mese. Per cagne che le razze cosiddette giganti, quindi cagne che da adulte supereranno i 30 kg, questo intervento può essere programmato intorno al 14°-15° mese di vita. Sterilizzazione è ovviamente un intervento chirurgico, consiste nell'asportazione delle gonadi femminili, quindi delle ovaie, ed eventualmente, ma questa è una valutazione intraoperatoria del chirurgo, eventualmente anche l'asportazione dell'utero. È un intervento che si esegue in anestesia generale, è un intervento che mediamente non ha una durata che non supera i 40-45 minuti. Anche per la sterilizzazione, che tecnicamente viene classificata come intervento rutinario, intervento di routine, comunque noi consigliamo sempre delle analisi preoperatorie che valutino il rischio anestesiologico, perché va detto e ricordato sempre che il rischio anestesiologico è un qualcosa che si può valutare, ma non si può evitare. Infatti, in umana come in veterinaria esistono 5 classi di rischio che vanno da 1 a 5. È chiaro che quando noi eseguiamo un intervento di sterilizzazione, nella stragrande maggioranza dei casi parliamo di cosiddetti pazienti ASA 1, cioè pazienti che abbiano il minimo rischio anestesiologico. Ecco perché, anche per l'intervento di sterilizzazione, qui nella nostra struttura eseguiamo sempre degli esami preventivi che valutino il rischio anestesiologico, che poi viene preso in considerazione e spiegato al cliente da parte dell'anestesista. Assolutamente no. Pertanto l'intervento di sterilizzazione è definitivo. La scelta è una scelta definitiva. Infatti, lo ribadisco, va assolutamente eseguito in tutte quelle cagne per le quali il proprietario, a giustissima ragione, decida di non avere cucciolate. È un intervento di assoluto benessere per l'animale, perché ovviamente solo tramite la sterilizzazione, si evitano le patologie ginecologiche dell'età adulta anziana. Per cagne non sterilizzate che regolarmente vadano in calore, non usate mai, fatelo
farmaci ormonali per la sospensione del calore, perché quei farmaci ormonali sono dei farmaci che presentano degli effetti collaterali a volte molto molto seri. Quindi la cagna che va in calore, se volete lasciatela andare in calore, abbiate cucciolate se desiderate questo. Se non le desiderate, non sospendete i calori con farmaci ormonali e ricorrete assolutamente alla sterilizzazione.